Bene, prego assessore, riprendiamo da qui. Allora, ci vado, eh? Osservazione 570. Si fa riferimento ad una strada a Montebello privata e si chiede che tale strada sia identificata entro l'ambito di alcune unità immobiliari. Quindi sarebbe un'area pertinenziale caratterizzata dalla presenza di una strada privata. No, l'istruttore di non accoglimento, nel senso che la natura dell'infrastruttura non dipende, diciamo così, la natura giuridica pubblica o privata dell'infrastruttura non dipende dalla rappresentazione cartografica, e quindi se traduco bene l'istruttore dell'ufficio, poi Manuela è qui che mi corregge se sbaglio. Se la strada c'è ed è assentita, ovviamente, privata o pubblica che sia, potrà essere utilizzata in base alle caratteristiche che ha. Ecco. Antonella ci fa vedere qual è il tracciato. Antonella, ce lo fai vedere con la freccia. Aspetta, eh. Allora, questo è il catastale che allega l'osservazione. Questa stradina qui, questa qui che vedete sulla cartografia, vedete? Questa è come la vorrebbero loro, segnata in bianco, cosa che, e mentre questa è quella che abbiamo al lato destro dello schermo, dove c'ho il mouse io, e come è segnata sul PO. C'è sempre la strada, non è che non c'è la strada, soltanto che loro la vogliono disegnata di bianco. Vabbè, quindi è sufficiente dire che l'identificazione grafica è irrilevante e quindi quella che è in termini di natura giuridica e di caratteristiche, purché ovviamente sia legittimamente assentita, è chiaro che l'ambito è così vasto che non c'entra niente, diciamo, un aspetto per esempio, no, pertinenziale di individuazione pertinenziale di un'area vicina ad un edificio. Questa è una strada pubblica o privata che sia, molto ampia come estensione e co comunque la si rappresenti, se esiste ed è legittima, potrà essere usata in base alla natura giuridica che ha. Io volevo Mi dite chiedere una una cosa, cosa. ma in fondo non c'è un cancello qui? Mi sembra che ecco, in quel punto lì ci sia un cancello. Se non vedo male, questo è dove c'era una volta l'allevamento dei Dove c'è il polli, o di sentiero, dopo che a sinistra viene il sentiero che porta alla culla, a Monte alla culla. Santa No, Lucia. no, Ah, Santa qui Lucia. Sì, c'erano i polli una volta. esatto. Allora lì, qui in fondo c'è un cancello. Sì, ma infatti io volevo capire una cosa però. Lui chiede però, se non sbaglio io, che venga messa in E4. Cioè, che differenza c'è fra averla dentro, fra il verde più chiaro e il verde più scuro? Scusate, allora la parte sinistra che avete dello schermo è come ora, segnata in bianco. Sì, no, ho Mentre, capito. ho capito che mi ero sbagliata forse io a Ah. illustrarla. No, mi ero sbagliata, io guardavo ora, invece la parte destra è inserita, infatti loro la vogliono inserita in E4. Infatti, dicevo È il quello, contrario, dicevo. scusate, è il contrario. Infatti, un Non gli capivo. cambia niente, non gli cambia niente, Riccardo, perché il regime giuridico della strada e la possibilità di effettuare gli interventi non dipende da come è rappresentata in cartografia, altrimenti non l'avremmo proprio potuto fare il piano operativo, ma anche il regolamento urbanistico era così. Abbiamo avuto diverse osservazioni, non so se ti Sì, me ricordi, lo ricordo, me lo che ricordo. chiedevano di inserire o di escludere strade, no? Però poi, quindi nel caso specifico non è che il cittadino ne ha né un vantaggio né uno svantaggio, perché al momento in cui vorrà fare l'intervento dipende dalla natura giuridica e anche dalla sua legittimazione, perché magari potrebbe, si fa così per mettere un'ipotesi, potrebbe anche essere stata ampliata ancorché privata senza titolo, cioè potrebbero essere avvenute tante cose.
però sotto il profilo cartografico non cambia niente. Giusto, e poi la seconda domanda che me l'ha anticipata Graziano è esattamente che secondo me laggiù c'è un cancello che chiude questa strada qui. Quindi. Come ti ho detto, non è niente perché non cambia niente, nel senso che se una, qual è il No, discorso? volevo dire, se è all'interno del suo terreno, volevo dire questo, gli cambia qualcosa lui? No, è una domanda, eh. No, Nulla. cioè gli interventi che ci può fare, poi magari è anche vero che nel regolamento edilizio disciplineremo in modo dettagliato la possibilità degli interventi da fare sulle strade. Eventuali potenziamenti e così via. Lo stato attuale non è stato neanche legittimato, però diciamo farà quello che il regolamento edilizio gli consentirà se volesse ampliarla, asfaltarla e così via. In genere quelle bianche sono strade in genere comunali o sovracomunali, ecco, però è una. Come dire, non è stata fatta una ricognizione sulla natura giuridica perché è veramente impossibile. Noi abbiamo tante strade, Riccardo, al Lido di Camaiore, me ne è capitata una anche l'altro giorno, che te le vedi individuate come bianche, hanno anche un nome della la strada, è denominata, e la proprietà è tutta privata, perché all'epoca il comune, quando ha fatto queste nuove strade, non ha provveduto a completare l'iter, no? Di pagamento delle aree occupate e così via. Quindi risultano ancora a soggetti privati e sono strade comunali. È una Ma quindi la può problematica molto chiudere? complessa. Sì, e quindi la può chiudere? Ecco la mia domanda. Il cancello. Se è sua, sì, se è sua, sì. Poi ci sono anche tanti cittadini che chiudono strade vicinali, eh? Cioè, io questo anche qui va visto il caso specifico. Perché ci sono capitati negli anni anche casi di cittadini che hanno messo un bel cancello e hanno chiuso la libera percorrenza da parte dei cittadini. Quindi il fatto che sia un cancello non è che gli legittima, come dire, no? Che la strada sia sua. Altri interventi? Ok, dopo questo approfondimento allora si può andare alla 577. Allora, la 577, come avete visto, è priva di qualsiasi elemento per svolgere un'istruttoria. Il tecnico in questione poi ne ha anche ripresentate altre immediatamente dopo, quindi ci sta anche che se ne sia reso conto e l'abbia replicata in altre osservazioni. È arrivato, se capisco bene dall'istruttoria, una PEC incompleta degli allegati, insomma. Giusto, Manola? Sì, infatti. 578 Caso del. noto, scusate se interrompo, noto che non è riportata l'istruttoria. Io questa chiaramente non so se c'è un errore di stampa oppure se manca l'istruttoria, allora diremo che chiaramente non è accolta, ma ve la sottoporrò perché chiaramente deve essere completa col parere istruttorio. Sì, secondo me Manola, poi la dici anche te, c'è proprio da dire che è inammissibile, no? Più che non accolta, nel senso che, cioè che valutiamo se non ci non sono arrivati gli allegati? Secondo me gli è Allora. partita l'email perché ne ha mandate diverse, una dietro l'altra gli è partita un'email senza allegati. Sì, lo Anche so, però secondo io me. ce l'ho nel registro, capito Alberto? Devo scrivere qualcosa, ecco. Allora, osservazione 578. Allora, qui siamo in un'area in località Bagnetti, a Capezzano Pianore, sull'inizio della via di Monteggiori, e c'erano varie richieste di varia natura. Ora, per quello che riguarda la parte cartografica oggetto del lavoro della Commissione in questa fase, si chiede sostanzialmente che alcuni volumi esistenti, per le loro caratteristiche, passino da D2 a B, ad area B, cioè ad avviso dell'osservante
alcuni immobili non avrebbero più le caratteristiche, diciamo, produttive del D, ma sarebbero assimilabili al territorio urbanizzato. Quindi direi di andare a vedere. Istruttoria di parziale accoglimento, lo avete visto. Allora, questo è come stato, e questa è l'adozione B2 e si Sì. trasforma in B3. Ecco, qui vi posso dire questo, che l'ufficio ha fatto un lavoro di ricognizione proprio delle caratteristiche degli immobili, no? Arrivando insomma, rilevando che alla fine quelli classificati B sono davvero di natura residenziale, insomma, hanno perso le loro caratteristiche produttive. Comunque, se volete, diciamo, andare virtualmente sul posto Sì, o io la voglio googolare, vedere. ci possiamo. Sì, certo, ci possiamo andare. Allora, io a parte non ho capito perché ora mi era venuta una telefonata. Cioè, questa era un'area classificata di. Questa era un'area, Riccardo, classificata tutta quanta D, è un complesso molto significativo, lì all'inizio di Via di Monteggio, Ria Capezzano. In realtà, gli osservanti ci segnalavano che il tessuto è cambiato nel corso del tempo, assumendo in parte, non in tutto, ma in parte sì, caratteristiche residenziali. Quindi l'ufficio ha fatto un lavoro di cognitorio delle caratteristiche del tessuto ed effettivamente è venuto fuori che una parte di questo tessuto ha caratteristiche di tipo residenziale. Devo Quindi dire, diciamo che Simone, che già ci sono da diversi anni delle residenze perché, come dire, è anche casa dei proprietari e degli artigiani che lavorano lì insomma, in quel complesso di edifici. Sì. Sono in pratica edifici uno accanto all'altro. Se non mi sbaglio, era una falegnameria. O è ancora falegnameria? Allora, Quale Antonella, storia? direi di andare. No, dicevo all'Antonella che siccome mi pare, no, d'aver visto nella planimetria che le aree interessate dal cambio sono due, no? Una soprastrada, diciamo, e una sottostrada. Magari possiamo andare a vedere anche con l'omino entrambe, no? Entrambi questi punti, insomma. Non lo vedete, vero? No. Ho problemi con internet oggi. Cioè, io lo vedo nel mio, ma vedo che ritarda il vostro. Devo un attimino togliere la condivisione, un secondo, perché oggi c'è del problema. Aspettate un attimo, eh. Ma si scambia.
Puoi venire dopo, mi faccio una mezz'ora di straordinario. No, per te, per te. Porco cane. Vabbè, allora vieni, dai. L'audio, spengiamo l'audio. Scusami, scusa, scusa. Scusate un secondo perché ho dovuto devo riaccendere un attimino, un attimino, eh. Cinque minuti, che sto, devo ripartire un attimo. Ma scusa Antonella, nel frattempo se per esempio Alberto... Aspetta perché siccome ora non ti... siccome mi si è chiuso, ho capito, vuoi te... Dio buono. Ora ho un problema, perché se chiudo GoToMeeting mi riparte tutta la registrazione. È un problema oggi, mi si è chiuso. Allora, intanto do... aspetta, dov'è? Allora... No, non posso. Non posso dare... Non so cosa mi è successo, scusate, ma non capisco cosa mi sia successo. Siccome io sto lavorando con due computer e il computer con cui io manovro tutti gli elaborati che voi vedete, mi si è chiuso, capito? Per cui se io lo riaccendo, mi dice che devo chiudere la sezione già iniziata, non vorrei fare della confusione. Ma scusa, se ci abbiamo il CED, chiudiamo la sezione... Io allora, io chiudo, però dopo bisogna vedere se rimane la registrazione attiva, Se no, al limite la devo riaccendere e poi dopo... Rimane sempre la registrazione. Proviamo a fare così, Jacopo. Non vedo il problema, cioè si chiudiamo tutti, ci ricolleghiamo, riattivi la registrazione. Perché purtroppo non so, mi è partita internet dal computer dove io vi faccio vedere tutto e devo riaccendere tutto. Vabbè, facciamo così, l'importante facciamo è tutto così. Questa prima parte di registrazione. Allora ci dobbiamo ricollegare dopo. Subito, appena riusciamo e intanto riaccediamo e poi ci accetterà l'Antonella. Questo punto. Esatto, esatto. Aspettate, sì, facciamo così allora, dai. Chiudi la te però la commissione qui forse. Sì. Cioè la stanza, via, poi dopo la riapri appena. Antonella, ci sei? Manola? Sì, c'è l'Antonella perché vedo che è collegata con il materiale. Oh, siamo già al punto, L'ufficio, Manola? Manca anche l'assessore. Ma lo vedo col microfono acceso. No, io ci sono. Allora, questa mi pare di poter dire, Antonella, che è la parte dell'osservazione soprastrada, giusto? Quindi quando abbiamo visto, diciamo, nella planimetria di prima, la modifica dal D2 al B3, quella che era in alto. E niente, non so se ci si può muovere per vedere bene lo stato dei luoghi. Quindi stiamo parlando di questo tipo di situazione. Che quindi
per i criteri utilizzati appare, diciamo, no, consona ad una classificazione di tipo B. Sì, ma perché dicevi soprastrada e sottostrada? No, perché ti ricordi, Riccardo, ci sono due modifiche. Se l'Antonella ci fa rivedere la differenza tra l'adottato... Però questa osservazione qui, aspetta Simone, quell'altra che dici è un'altra osservazione, Ma te ce le fate vedere entrambe? No, ma perché, scusami, quando io apro l'estratto cartografico, ricordati che è quello modificato con altra osservazione, quell'altra guardiamola dopo. Ora stiamo guardando questa dove c'è il mouse. Sì, ma prima quando ce l'hai illustrata... Ok, va bene. Okay. Allora, quella che stiamo guardando ora è quella sopra strada. Dai, è questa. Poi vedete, ce n'è un'altra più bassa, fallo vedere altra, guardiamo dopo. Ma è oggetto di un'altra osservazione. Ok, ora noi guardiamo questa qua su, noi guardiamo questa qui noi. E sono le immagini che ci avete fatto, che ci hai fatto vedere. Esatto. Quella lì l'abbiamo accolta tutta, allora. Sì. Antonella, che osservazione siamo? Cinque, sette, otto, Michela. Grazie. Scusami, ero al telefono, abbi pazienza, ma qui mi chiamano anche al telefono. Vai, ciao. Allora, questa è la 578. Non so, Presidente, se c'è bisogno di ulteriori approfondimenti. Insomma, le immagini mi sembra che depongano positivamente. Sì, anche chiara, no? Per la parte cartografica si chiedeva la considerazione di queste abitazioni per quello che sono, in sostanza. Esatto. Poi la osservazione 580, a questo punto immagino, Antonella, correggimi se sbaglio, che riguardi invece la parte più in basso a questo punto, perché la zona dovrebbe essere simile, o mi sbaglio? Andiamo a vedere. Ma si guarda, aspetta. Quindi l'osservazione sarebbe della stessa natura, però riguarda, credo, quel punto lì, quello che avevo già individuato. Questo è l'adottato, ok? Ok. E questo è il modificato. Quindi sì, vedete, ora stiamo guardando non più la parte soprastrada, ma quella sottostrada, sotto il D2, per capirsi, che residuerebbe. E quindi a questo punto credo, no, che sia opportuno, come abbiamo fatto per l'osservazione precedente, andare a vedere con l'omino, diciamo così, la caratteristica di questi fabbricati che passerebbe. Anche un parcheggio. Sì, c'è anche un parcheggio, è vero. C'era anche prima. Ah. Abbiamo preso anche il pezzo di là dal parcheggio. Sì, andiamo a vedere lo stato dei luoghi. Andiamo a vedere lo stato dei luoghi. Pare di capire che il confine è il limite di una proprietà, quella riga dove ci siamo attestati. Sì. Questa è la situazione dei luoghi. Non so, Antonella, se si può vedere anche... Ecco, brava. No. Ma sotto il parcheggio lì, dove vedono le macchine, di là dove ci sono tutti i terreni, io secondo me quello lì non ci fa nulla, quel verde lì, in area... Questo? Sì. L'abbiamo messa infatti in B2. Aspetta. Secondo me. No, forse Riccardo voleva dire qualcos'altro, però sì. Mi sembra che sia stato adottato così. Come? No, ma no. Era in zona D2, quando abbiamo cambiato qui, si è cambiato anche qui dietro. Ecco, sì, ma voglio dire, la perimetrazione c'era già lì, era già inglobato questo lotto. Certo. Questa è la perimetrazione dell'adottato. Eccolo qui. Riccardo,
il punto è che il limite del territorio urbanizzato, vedi, era già individuato lì, in quel punto, no? Quindi è chiaro che se te dici che non è D, metti tutto in B, perché non possiamo ora arretrare il limite del territorio urbanizzato. Comunque okay. È un elemento residuale rispetto a... Anche perché in mezzo c'è un parcheggio, quindi di sicuro non può essere considerata un'area pertinenziale, no? Infatti. Va bene, osservazioni? No, possiamo procedere. Allora, osservazione 583, molto articolata, ma per quello che riguarda questa fase del lavoro, si chiede sostanzialmente... Scusa Simone, e la 582 no? L'ho saltata? Infatti c'è la 582, Simone, sì. Chiedo scusa. Vado, scusate un attimo, ma me la saltata. Allora, chiedono una lieve modifica del limite del territorio urbanizzato in modo tale che l'area, siamo sempre nella solita zona, sita in corte covo di rotaio, possa essere organizzata meglio. L'istruttoria è di non accoglimento. Vediamo. Vedete, si chiede di estendere il territorio urbanizzato in un'area, insomma, che non ha nulla di... non ha caratteristiche, insomma, tali per cui si possa ritenere in questa fase di modificare un limite che è definito dal piano strutturale. Vi ricordo che noi possiamo modificare questo limite in questa fase quando ci rendiamo conto, no, che ne so, che abbiamo tagliato una resa in due, che non abbiamo adeguatamente considerato l'ambito di un edificio, eccetera. In questo caso il territorio urbanizzato è stato attestato sull'elemento fisico della strada, insomma non c'è motivo per modificarlo. Bene. Non pare che non ci sia nessuno che chiede la parola. 583. Allora, 583 è un'osservazione molto articolata, però per quello che riguarda questa fase del lavoro, chiedono sostanzialmente che una classificazione A1A... Si è già vista tre volte questa qui. Perché era è la solita difficile. È la solita, sì. Che gli abbiamo dato la diamo atto che è uguale alle altre osservazioni. Ce n'era un altro paio, mi pare, uguali, giusto? Sì, è vero. Se guardate l'altra allora volta. Basta dare atto che è uguale. 586. Allora, qui praticamente si chiede l'inserimento di un'area dentro il margine del nucleo rurale. Andiamo a vedere, istruttoria, scusate, non ve l'ho detto, è di non accoglimento. Qui non c'è proprio il nucleo rurale, in realtà. No, non c'è. Ma qui, se mi posso permettere un'interpretazione, credo ci fosse anche, lo dico ai commissari, una preoccupazione, sbagliata circa gli effetti del non essere nel nucleo rurale, no? Nel senso che voi sapete che anche nel territorio rurale aperto si possono fare gli ampliamenti previsti nei nuclei rurali, e anzi la resede è geometrica e quindi a volte addirittura ci sono più margini di manovra, insomma, no?
Quindi l'impressione che ho, perché ce ne sono una serie così, che vengono tutte, diciamo, dalla stessa fonte, è che ci fosse una preoccupazione su una differenza normativa che non c'è. Ecco. Ovviamente qui poi le condizioni non ci sono. Cioè, praticamente dentro questo casolare qui che si vede col numero 2 dentro il giallo che mancava ora la Antonella, lì ci puoi fare l'ampliamento che vuoi. Il 2 Graziano prevede un ampliamento, no? La classificazione 2. Quindi non ce n'è problema. La resede di quel 2 è geometrica, è 30 metri torno torno l'edificio. Quindi, se, diciamo, la mia impressione è stata che ci fosse una preoccupazione non fondata, ecco, capito? Come se, essendo nel nucleo rurale, ci siano da questo punto di vista delle differenze, ma un 2 è un 2. Anzi, se sei nel nucleo rurale, se a volte è troppo stretto, si possono creare problemi di altra natura, no? Quindi, insomma, non mi sembra che. Poi l'ufficio è qui, se mi sbaglio, Manola, correggimi, ma mi pare che, no? No, va bene, così. Vabbè, quindi praticamente ampliamento eventuale uno lo può fare e la risede è 30-30, quindi c'è tutto l'intorno in definitiva. Sì, allora l'ampliamento dell'edificio, essendo un 2, vado a memoria, mi pare sia 30 metri quadrati. Quindi chiaramente andrà fatto Immobiliare. per unità immobiliare, per unità immobiliare. Quindi lui lo può fare tranquillamente l'ampliamento. Poi, essendo un edificio classificato 2, dovrà stare attento, no, agli Sì, vabbè. aspetti di qualità dell'intervento, eccetera. Però urbanisticamente non ci sono problemi, ecco. Ok. Allora, l'osservazione successiva, che è la 588, ha la stessa identica natura. Riguarda un altro immobile, ma ha la stessa identica natura. Qui invece c'è un parziale accoglimento, quindi qui si è ritenuto che il margine del nucleo rurale fosse modificabile. Vediamo. Questa è l'attuale, dove taglia qui al filo dei fabbricati e l'abbiamo modificato. Oddio, che è successo? Aspetta, eh? Così. Ecco, Stato ampliato. vedete qui l'esigenza è invece, diciamo, no, opposta a quella di prima, cioè qui siamo in un edificio che è nel nucleo rurale e il nucleo rurale, diciamo, no, passava, diciamo, a filo il limite dell'edificio. Quindi qui l'esigenza era opposta, cioè poter consentire un margine maggiore. No, di intervento sull'edificio e qui da qui lo spostamento del limite. Ah, andiamo a vedere. Sì, certo. Ovviamente il concetto è quello di resede, no? Cioè poter valutare che quella parte che abbiamo inserito nel nucleo rurale possa essere considerata parte della resede dell'edificio. Ok? Sì, ho capito, giustamente, come dici te, la risede, ma lì la risede mi sembra enorme, eh? Cioè, poi va bene, discutiamo, perché agli altri un li sei data tutta quella risede lì. Antonella, ci fai vedere più o meno dove avremmo tagliato il limite? Allora, questo era il limite vecchio, no? Lungo le case, vedete? Sì. Passava proprio qui di confine. Noi gli abbiamo dato, diciamo, dove c'è questo capannoncino nero, una serra, capito? Questa parte qui gli abbiamo ampliato. Insomma, gli abbiamo dato tanto. Cioè, rispetto alla risede come la identificavamo prima, perché poi qua su, cioè, ce l'ha anche già la risede, no? Ma sono diversi fabbricati, Riccardo, non è uno solo. Ho capito. Sembra che sia tutto uno, ma sono diverse unità abitative, lì, eh? Capito, A ma me non mi sembra un pezzetto così esagerato, eh. Quanto sarà di metri? Ma non mi sembra un gran pezzo. ah no? Ma Mi sembra giusto. ti sembra giusto?
Io non so te quando dici una cosa, vabbè, io ascolta, ho sempre detto che io ho capito, Michela, ma fino a ieri mi hai contestato una cosa a me perché volevo arrivare in fondo e ora è un tema. Comunque va benissimo. Ma, insomma, ma questo qui non è mica tutto un campone, eh. Diamone no, un po' meno, un po' di riserve. Io ho sempre detto che quanto, no, è lo largo, voglio... quanto è largo e quanto è lungo? Lo voglio specificare in commissione. No, voglio capire quanto è una largo. Cosa. Io ho sempre detto che come resede avrei dato tutti i campi, l'ho sempre detto, abbiamo deciso di tirare una linea a metà. Giusto ora, abbiamo deciso di, e quindi abbiamo no, deciso commissione, di... La commissione, penso, ho no, capito, ha deciso ma... che se ma uno chiede un campo... Ti fa anche un'opera di bene, non è quello, è il concetto di... finora abbiamo sempre cercato di non dare... Mediare, no? Mediare. Di mediale, brava. In questo caso non mi sembra, però non è che io sono contro, anzi. No, ma lui quanto chiedeva, Riccardo? Chiedeva di più? Gliel'hanno dato sì, un po' meno? Lui chiedeva di più, sicuramente, perché è parzialmente accolta. Ma io vi dico una cosa, allora, se proprio la devo essere sincero, visto che riguarda anche immobili della Chiesa, mi sembra, no? Sì. Quindi, cioè, che fa anche delle opere di bene. E diamone anche di più allora, no? Nel senso, non è quello... Non è no, che sai, io voglio... sai cosa, Riccardo? Ora sì. Poi c'è chi... No, ma davvero faccio una domanda, perché no, io mi ero fatto questo... No, ma ti dico che opinione mi ero fatto, poi... Però magari voi ci sta anche che abbiate più informazioni delle mie. Cioè io mi ero fatto l'idea che quella coltivazione, diciamo, che si vede lì, no? In qualche modo sia legata all'attività di quell'immobile, no? E allora, da questo punto di vista, riconoscergliene una parte può avere un senso, no? Nel senso che un po' anche per la cosa che dici tu, cioè che queste sono immobili che ovviamente hanno la destinazione che hanno, come quella di tutti gli immobili di qualsiasi cittadino, no? Però vengono spesso utilizzati in ragione del soggetto, diciamo, che ne è proprietario, per attività che hanno anche una valenza più di carattere generale. Allora, siccome io mi ero fatto l'idea che lì un elemento di pertinenzialità sia nato davvero, tutto sommato riconoscergliene una parte può avere un senso per questo motivo, cioè non ci fosse stato nulla e ti venivo dietro al 100%, no, nel ragionamento. Siccome qualcosa c'è e credo sia legata, no, all'attività un po' generale di quella realtà, riconoscergliene una parte, tra l'altro la parte che gli abbiamo riconosciuto c'ha anche una sua ragione fisica, no? Perché questo primo, diciamo, livello di dove c'è questa prima attrezzatura agricola, penso, che corrisponde a questo rettangolo che si vede, insomma, su Google Earth. Questo è un po' il ragionamento che è stato fatto. Dopodiché, per l'amor di Dio, non è che si può dire che fosse sbagliato quello che è stato adottato, non si può dire questo. Si può forse dire che si può riconoscere una natura pertinenziale almeno alla parte un pochino più a ridosso, via, per le caratteristiche del bene e di come viene usato. Questo è il ragionamento. Lui sì, e lui l'osservante credo chiedesse molto di più, Lo volete vedere quanto chiedeva? Certo. E poi volevo chiedere anche una cosa a Graziano, visto che lui magari è un pochettino più dentro l'ambiente. Se avessero delle esigenze particolari lì. Quello non te lo so dire, non saprei. Antonella? Dimmi. Ci fai vedere cosa chiedeva lui? No, l'osservazione, ti ripeto, questa è tutta l'area che loro hanno messo come catastale nell'osservazione, quella che vedete rosa. Okay. Bene. E infatti io prendo l'osservazione, non c'è una sperimentazione che loro dicono. Quindi diciamo non c'era un'individuazione esatta, no, c'era un riferimento. Abbiamo interpretato di dargli quella parte lì, ecco, niente okay. di più. Consideriamo... Diciamo una... c'era un riferimento generico al catastale, via.
Consideriamo che nella proposta che ha fatto l'ufficio, di fatto una parte dell'eventuale sede, qualora coincidesse la proprietà e via, 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 è inutilizzabile perché c'è un elettrodotto, si vede chiaramente dalla carta. Eccola lì, lì è un traliccio. Allora non si vede, si vede al di là, non si vede con Google, al di là delle fasce di rispetto, ma quello si vede anche senza questo qui che ti fa vedere ora la tonnella. Sì, che sono sopra. Allora. Ma dov'è il traliccio? Ah, è quello lì, ma è fisica, ma è fili, dici? No, no, c'è il traliccio a terra. Non ho capito che diceva la Manola, però, che mi sembrava interessante. Ah. No, dicevo, non è che è interdetta tutta l'attività edilizia. No, va bene. Siamo... le fasce di rispetto in funzione della potenza del... Sì, siamo d'accordo, però insomma è molto limitato. Io, insomma, in effetti è anche vicino. Cioè non si fa un non si compromette secondo me l'uso del suolo in termini così, voglio dire... abbondanti, ecco. Dovrebbero essere così a occhio, quel terreno lì dovrebbe essere un 10-12 metri, 14 forse, poi se hai occasione di misurarlo lì anche con Google, vedi, 14 dovrebbero essere più Riccardo, potete interrompere un attimo? Insomma, io la mia posizione ve l'ho detta, qualche altro commissario, la Michela mi pare anche. Sì, no, sì, io l'ho detta la mia posizione, ma vorrei essere anche molto chiara, perché sembra che, o che non ho capito niente io, o non lo so. Allora, in questo contesto qui, quando c'era da delimitare le residi, il cittadino chiedeva tot, abbiamo cercato di mediare, di venirgli incontro e di riperimetrare, l'ufficio l'ha fatto, la commissione era d'accordo nel farlo, perché io ripeto, la mia posizione, io se c'è un'abitazione che c'è un campo, come residenza, sarei per darlo tutto, ve l'ho detto già 100.000 volte. Ora Riccardo mi fa passare come incoerente, non voglio essere incoerente. Il mio discorso è questo qui, ne chiedono tot, ha deciso l'ufficio di dargli meno, la commissione l'ha approvato perché abbiamo sempre cercato di venire incontro dando il pezzo giusto, cioè non è che sono incoerente e ho capito male il lavoro che è stato fatto in commissione, ditemelo, se ho capito male, allora non ci ho capito nulla fino ad ora. No, no, la tua posizione per quanto mi riguarda è sempre stata questa, è vero, lo confermo. Però... Sì, ed è anche vero che spesso abbiamo cercato, come dire, di leggere lo stato dei luoghi in modo da soddisfare in parte le richieste del cittadino, è vero anche questo. Se mi permettete faccio una riflessione anch'io. Si è sempre parlato di individuazione fisica di quelli che sono dei confini della risede, no? E io ho condiviso sempre questo procedimento. A me non mi sembra che si stia utilizzando lo stesso parametro di questa, e porto lo caso specifico dove anche la Michela è intervenuta, però con un altro indirizzo, con un'altra forma mentis di pensiero, dove via 12 agosto, via Cafaggiolo, avevamo due rustici e quindi è molto simile come situazione qua, due rustici separati da loro da una risede interna che era piastrellata di circa 11-12 metri, ok? Dietro al rustico che aveva circa 6.000 metri quadri di terreno a giardino, dove i confini erano delimitati da una recinzione in muro, quindi 6.000 completamente annessi, bontà sua, non con le patate ma con il trifoglio, si è fatta una guerra cappello in terra per riconoscergli un metro, due metri, come era indicato nel regolamento adottato, dicendo testuali parole della Michela: ce n'ha anche troppo, ce n'hanno anche troppa di residi. E ricordo che avevano un quadrato di 11 metri per 7-8. Dico, se ci vogliono fare la piscina, ce la fanno. Una piscina davanti a un cancello d'ingresso, che quella era la piazzolina per parcheggiarci le macchine, dico, è stata definita anche troppa. Ora, a questo intervento, a questa
osservazione specifica dove puntualmente è stato è individuato, perché si vede c'è tanto di recinzione, di là sono campi coltivati. Si dice che dargli 15,50 m per 45 di lunghezza si ritiene che sia sostenibile, perché è un'affinità, nel senso si intravede una marginale pertinenzialità del fabbricato principale. Ho voluto riassumere quello che è successo Ma non tre mi commissioni fa ricordo, scusami con voce. perché mi ha messo in mezzo, ma io non me lo ricordo perché io sono sempre stata favorevole alle resedi. Ora andate a prendere la registrazione perché la voglio vedere. Non mi ricordo neanche che osservazione era, se te la ricordi la rivediamo, perché io sono sempre stata favorevole alle resedi. Non Mi penso di spiegate aver cosa è ostacolato successo? mai una resede, perché se Scusate, non era esagerato, se non era un campo come quello vado che a c'era. Quello via Roma era un campone, che a me mi poteva anche andare bene, capito? Però quell'osservazione lì me la tiri là e mi fate vedere la registrazione, perché io tesoro, proprio non non mi ti ricordo. scaldare, te la cerco, non ti scaldare, tesoro, te la Mi cerco. spiegate che è successo? Tante polemiche tra di voi. Io ho chiesto che questa osservazione venisse fatta da parte del commissario, venisse presa una posizione rispetto a che cosa? Rispetto a una richiesta come quella che ha fatto il proponente di estendere il perimetro del nucleo rurale. Allora, posto che l'ufficio ha fatto una proposta, voglio sapere su questa proposta come la pensiamo, tenuto conto dei criteri che abbiamo preso in esame fino a questo momento e che non tutti i casi sono uguali, perché nello specifico ci sono delle condizioni diverse. Poi, oh, si fanno le nostre valutazioni liberamente, non c'è Ma me lo spiegate perché è Presidente, nata una polemica? Che io ora ero al telefono. è nata una polemica. Bisognerebbe misurare i metri. Allora, a questo punto è chiaro che da un'osservazione all'altra o si prende un limite fisico, o si prende, se no si misurano i metri. Si dice, gli si dà 12 metri, gli si dà 15 e si fa tutti uguali, capito? Però chiedo scusa, ma nel rispetto massimo di quello che dice Alberto, nel senso che lui fa un ragionamento che va soltanto rispettato. L'unica cosa che rilevo, lo diceva anche il Presidente, è che non, lo stato dei luoghi non è uguale. Poi che questo implichi o non implichi, diciamo, una scelta piuttosto che un'altra, ripeto, bisogna soltanto rispettare le opinioni diverse. Però lo stato dei luoghi non è uguale, perché qui siamo in presenza di un'area occupata da delle attrezzature che servono a coltivare il terreno e che, per quello che ho capito io, ormai sono di uso pertinenziale rispetto all'unità immobiliare di cui stiamo parlando, mentre il caso a cui faceva riferimento Alberto era un giardino, era un terreno libero, diciamo, recintato, è vero, come dice lui, con una profondità significativa che mi pare fosse quasi a ridosso della strada, però era un'area libera. Qui c'è, è vero quello che dice Alberto, la natura delle due situazioni è diversa, no? Nel senso che uno è un immobile, si vede bene, un fabbricato, e uno invece sono aree agricole, per cui ci sta benissimo quello che aveva fatto l'ufficio. Il punto è valorizzare o meno, e qui chiaramente qualche margine di discrezionalità c'è, l'esistenza di un rapporto pertinenziale che, per l'idea che mi sono fatto io, è nata nel tempo, nel senso che per l'uso che viene fatto di quel bene. Io ho capito, poi Graziano forse la realtà la conosce meglio di me, che quel tipo di bene viene usato un po' come se fosse, no, una casa rurale, con un legame anche con le attività che si fanno d'intorno. Quindi, diciamo, la scelta era riconoscere questo valore che nel tempo si è venuto affermando. Dopodiché si possono avere opinioni diverse, ci mancherebbe, non è che capisco quel che dice Alberto. È chiaro che se uno va a prendere il criterio dell'elemento fisico, no? Lui dice: qui c'è un, ora io non lo vedo bene, ma mi fido di quel che dice lui, che ha più occhio di me. Qui c'è una recinzione, e quindi, come dire, se uno fa quel ragionamento lì, è giusto quel che era stato fatto in sede di adozione, no? Scusate, andiamoci a vedere con l'omino, per favore. scusate un momento, vi voglio dare un elemento di riflessione che secondo me è decisivo, almeno si esaurisce la discussione, che è il catastale. Secondo me la proposta dell'ufficio è ragionevole perché catastalmente quella porzione che viene ritenuta essere la risede è contermine a quella che già attualmente è l'RBA sul retro del fabbricato.
Questo aiuta, per esempio. La proposta Questo aiuta. del richiedente, se guardate il nostro registro, si estende su tutte le proprietà della parrocchia, non solo su quella. Guardate come è fatto il catastale, secondo me si chiude la discussione. Vabbè, ora me la fai una cortesia che te la chiudo anch'io, me la fai una cortesia, tanto me l'ho prenotato. Antonella, ci fai sull'osservazione 340, 347, così rinfreschiamo la memoria alla Michela e mi guardi il catastale della 347? Però scusa Alberto, abbi pazienza, poi deciderà il presidente. Non si può tornare a avere un'altra osservazione. Ci Scusa. sono osservazioni dove avete, perché io illustro e basta opinioni diverse. Ne abbiamo preso atto al momento del voto. Uno motiverà, dirà, però non è che possiamo tornare indietro. Tra le altre cose, a parte oggi mi attacca e non so il perché, tra le altre cose, Alberto, la 347 è sospesa. Avevamo sempre a discuterne e io non sono stata quella contraria. È sospesa, me lo conferma l'ufficio, abbiamo da rivederla. Non so se ti sbagli con Riccardo, che abbia un po' di discussione anche con Riccardo su questa osservazione, capito? Ma è sospesa. L'ufficio me lo conferma? Abbiamo Aspetta che controllo, eh. comunque Sospesa, sia da sì. rivederla. Sì, è Quindi se la vogliamo sospesa, ha rivedere ragione la ora, Michela. se A me la vogliamo risulta. rivedere ora, si rivede ora. Se no, abbiamo occasione di riparlarne di questa osservazione. Vabbè, allora, se è sospesa, Sospesa è più maggior che erano. ragione. Allora era rimasta sospesa, L'approfondimento, mi ricordo che doveva essere fatto. l'approfondimento e poi diverse opinioni. Cioè, per cui avevate già discusso anche su quella. Va bene, quindi c'è un approfondimento che va rivisto al termine di tutto questo processo, insieme alle altre andrà rivisto. Comunque, detto ciò, Io non ho io capito, scusate, perché è successa questa. Cioè, non ho capito il motivo ora che aveva Alberto perché era al telefono. Scusate, ma che ne. Secondo Alberto, il criterio che stavamo tenendo nel valutare questa osservazione, accogliendola parzialmente, stride con i criteri che abbiamo usato in altre situazioni. Per esempio, lui faceva riferimento a questa situazione a Capezzano, Quella ha ragione, io sono d'accordo con lei. che mi ricordo Anch'io. bene anche io, No, e no, no, ma niente, non solo su quella, anche su altre. No, no, sono d'accordo sul criterio, è vero, anch'io l'ho rilevato. però Però io ho fatto notare, Riccardo, io ho Riccardo, fatto notare. vattela a rivedere l'osservazione 347, vattela a rivedere, Riccardo. Non vi sovrapponete, per favore. Ma io, guarda, me la No, ricordo dicevo. bene, non vorrei che la No, no, vada a dicevo. rivedere. E resto sulla mia opinione. Allora Ma non. te la voglio rimettere, no, perché ora lo rispetto, mi puoi tirare in ballo quando non mi ci devi tirare. Resto sulla mia opinione. Ho detto questa qui è sbagliata a dargli tutto quello che gli si sta dando se si adottano i criteri che si sono adottati fino ad ora. Se ricordi bene il mio ragionamento, perché io sono lineare nel ragionamento. Forse poi a volte sia. Scusa Jacopo, fammi finire ora, eh. Forse, tu hai pazienza, fammi finire un ragionamento. Allora io sono lineare, perché è quello. Allora, e quello. Alberto lo sa, va bene, però non andiamo oltre. Allora, questo ha ragione Alberto, si va contro quello che abbiamo ottenuto fino ad ora. Io resto della mia opinione. Ho detto, visto che è della Chiesa, che la può utilizzare anche per fini sociali e via discorrendo, sto anche a fare un'eccezione. Ma ciò. Non mi interessa andare a rivedere le osservazioni vecchie o meno, lo so benissimo e me le ricordo tutte io, cara Michela. Non è che ho la mente corta, che mi tiri sempre in mano quando mi ci devi tirare. Allora, io ti dico, facciamo per una forzatura perché la Chiesa ci sto, ci mancherebbe altro, agisce in Riccardo, azione sociale, eccetera, Riccardo, eccetera, basta. scusa se ti interrompo, però ti volevo dire una cosa. Nel frattempo, Jacopo, però, ha fatto notare che il mappale è unico, cioè una parte del mappale è già inserita nel territorio, nel nucleo rurale. Vedi questo mappale fatto a martello, diciamo, No, lui è. girato a destra. Qual è? No, Ok. non lo vedo. C'è un Lo fai mappale. vedere? Lo Eccolo vedi il qui. mappale come è fatto? Vedi Riccardo? Sì, Quindi, lo è. per onestà intellettuale, devo dire che il catastale lo abbiamo usato, no? Come riferimento nei momenti di incertezza. Quindi, Non ora, solo. questo è un elemento.
Non solo, ma qui c'è una servitù molto impattante, ragazzi. Non c'è nulla da fare. Voglio, qui non si sta parlando tanto di resede, di possibile trasformazione della resede. Proprio sul, già sull'attuale stato dei luoghi, un traliccio piantato in una proprietà è una servitù lesiva, cioè non è un palo per stende e panni, è un traliccio di un elettrodotto. Allora, se si tiene a riferimento un catastale che già in parte è all'interno del nucleo rurale, sull'altra parte c'è un traliccio di un elettrodotto della Terna, ora ragazzi, ma che criterio compensativo mai potremmo utilizzare se non questo, no? Cioè di poter dire che la resede la allarghiamo e la facciamo coincidere con il limite catastale. Mi sembra. Sì, ora, per onestà intellettuale, questa è una novità che è venuta fuori con la discussione che ci aiuta, no? Ovviamente. Questa è la mia posizione, la Michela la sua l'ha detta, Alberto mi pare l'abbia detta, Riccardo e Graziano, Riccardo anche, Graziano. Insomma. Graziano è favorevole, l'avevo già detto prima, che è 14 metri soli, va più che bene per me. Va bene, quindi si piglia atto che ci sono pareri discordanti a questo punto. E chi ce l'ha il parere discordante? Io non ho capito questo. Cioè, allora, io, la Michele e Graziano siamo favorevoli alla proposta dell'ufficio. Mi pare che Alberto non lo sia. No, 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 fermo, 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 fermo. Allora mi sono sbagliato io. No, io no, io non, io sono favorevole a allargarla la sede, a portarla Allora, dove. la È la proposta dell'ufficio. proposta dell'ufficio è quella dell'allargamento. Perfetto, sono in linea. Ok. Allora io, siccome ora siete così, cambio. Allora io. Sono favorevole all'osservante, sono contro quello che ha detto l'ufficio. Io voglio che tutta l'area diventi. Io sono contrario a quello che avete stabilito. Io voglio che tutta l'area sia inserita nel territorio, come si chiama? Nucleo Nel rurale. nucleo rurale. Dai, io fino in fondo, quindi, a questo punto, io tutto quello che aveva chiesto l'osservante, io sono favorevole a quello. Bravo Riccardo, bisognava fare così fin dall'inizio, dagli tutta a tutti come resede. Bravo Riccardo, hai ragione anche Quindi io sono contrario al parere dell'ufficio e sono favorevole all'osservante. Attenzione, attenzione però che se non vado errato, l'ultimo pezzo dove c'è quella E2 sopra. Scusa, sì. Dimmi. Dicevo, dove c'è la E2, quel pezzo là dove c'è la E2, se non sbaglio, non fa più, è come proprietà, è passata alla villa che è sopra, eh? Questo da domanda, cioè l'osservante chiede il tutto, no? L'osservante chiede il tutto. Riccardo, però ti posso fare solo per curiosità, ti posso fare una domanda. Poi tanto voglio dire, si registra che le opinioni sono diverse e ci mancherebbe. Ma io capisco tutte le perplessità che c'erano, no? Poi a un certo punto è venuto fuori che abbiamo tagliato una particella catastale in due, cioè abbiamo messo un pezzo nel nucleo rurale e un pezzo fuori. L'abbiamo usato, no? Il catasto come elemento di riferimento, Giusto, quindi ci ha anche ormai lo so spiegato. che dici. Quindi, insomma, adesso io mi sento anche confortato, no? Perché c'è un elemento oggettivo che ci conforta, è tutto qua. Io volevo segnalare questo a tutti, che forse la discussione ha risentito di un elemento che mancava, che poi ha introdotto il presidente, che secondo me, come dice lui, taglia la testa al toro. Poi, nel rispetto delle opinioni di tutti, ci mancherebbe. No, ho capito, ma visto che Jacopo continua a dire io, la Michela e Ah, Graziano ma no, ma io siamo credo che Jacopo lo dicesse solo perché non aveva favorevoli. capito Io qual non era la sono posizione. favorevole, io accolgo intero l'osservazione. Va bene, no, ma guarda, lo faccio soltanto per una questione di ordine, no? Visto Certo, che. ma io mi Va ero già espresso e comunque ora mi sono bene, espresso meglio. ne Io sono prendo atto. favorevole a toglierla tutta. Ne prendo atto e ce ne ricorderemo nel momento della votazione, visto che insomma, così si fa in questi casi. Se non ci sono altri interventi, si procede con la prossima. 589. Allora, l'osservazione ha una natura simile, anche qui si discute del limite di un'area del nucleo rurale ristrutturata di non accoglimento. Andiamo a vedere.
Qual è l'area, Antonella? Scusa, almeno io ero distratto. Quella. Stiamo vedendo la dotta, quindi facci capire Antonella, scusa. Questo è l'adottato, direi, no? Giusto, Antonella? Non hai il microfono, se ti parli. No, questa osservazione mi è Io? stata accolta, per cui non ce l'abbiamo modificata. Sì. Ok, sì, volevo La, capire. facci vedere l'area, Antonella, nuovamente. Quindi, vedete, è una porzione molto ampia di territorio rurale che non ci sono le condizioni per inserire nel nucleo rurale, insomma. Anche perché non Ci c'è il sono. nucleo comunque, no? No, il nucleo non c'è, ci sono tre edifici, ma tre edifici, insomma, chiaramente non sono un nucleo, ecco. Siamo nel territorio rurale aperto. Io sono, no, no, io sono contrario al parere dell'ufficio. Io anche questa l'accolgo. Io voglio che si estenda fino in fondo. Che si istituisca Yeah, perché... sono, anche ora non sono, anche ora non ci sono in accordo. Va Io bene, sono riprendo. favorevole a quello che, al parere, a quello che chiede l'osservante per dargli spazio, perché anche lì è molto limitato. Un po' di risede gli va dato. E quindi Siamo io. nel territorio rurale, Oh, lo so, ma io no, me la, nel senso, non c'è come nulla. della Chiesa fa qui a fini sociali, anche qui mi rendo No, conto che avrebbero Riccardo, bisogno. soltanto una notazione, ma per correttezza. In questo caso lo spazio ce l'ha, perché essendo nel territorio rurale la risede è geometrica e quindi lo spazio ce l'ha. Ecco, è una Certo. situazione diversa da quella di prima. Soltanto per dirlo a titolo informativo ai cittadini che ci ascoltano. Sì, però siccome l'osservante lo chiede, io me la sento di andare contro quello che chiede l'osservante. Per amor di Dio. Vabbè. Allora, Qualcun altro? osserva. Scusa, se Ah, sì. scusa Presidente, no, scusa. Ok, non ci sono altri interventi. Osservazione 600. Quindi, vabbè, vi sarete segnati che qui c'è un'opinione articolata sulla 583. Osservazione 600. Allora, qui si chiede di modificare la destinazione. Da D a B, in ragione del fatto che l'edificio in questione non ha più natura produttiva, ma residenziale, e poi si chiede di riconoscere, diciamo, una adeguata pertinenza. L'istruttoria è di parziale accoglimento, quindi andiamo a vedere. Questo l'edificio era un D2, per chi non conoscesse la zona dove c'è la pizzeria sulla via Italica. E l'abbiamo accolta in B1. La risede ovviamente è quella la solita che abbiamo riconosciuto dal PO. Dopo andiamola a vedere. Siamo in via Italica, angolo via Trieste. E Sì, ok. cioè, dov'è la pizzeria? Fabbricato, dov'è la pizzeria? Via Italica, angolo via Trieste. Non si può dire il nome della pizzeria, ma insomma. No, 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 non diceva. Cioè, quindi praticamente qui era in zona D e lo portiamo in zona B. Sì, questa è la richiesta anche dell'osservante. Allora perché è parzialmente accolta? Credo dal punto di vista dell'individuazione del limite del Della B. Ora poi risede. La risede rimane della quella che risede. abbiamo. Chiedeva di inserire un edificio pertinenziale dentro la risede. Un che chiedevano è saltato tutto. Ok, la situazione, cioè il fabbricato è questo. Scusa Antonella, per Io non capisco. controllare, ma mi fai vedere come è stato adottato? Perché allora mi sembra che si sia inserito anche il fabbricato Allora, pertinenziale. aspetta un secondo, magari guardiamo anche Probabilmente l'ha accolta l'osservazione. tutta. Allora,
Aspetta, guardiamo anche l'osservazione. Allora, questo è come l'abbiamo accolto. Questo è l'adottato, che è rimasto alla perimetrazione uguale. Ah, sì, sì, guardiamo sì, un attimo l'osservazione. Guardiamo un attimo. Sì, sì. Guardiamo un attimo. Essere sicura che sia attualmente accolta. Allora. Guarda nella... Ah, vedi, lui fa una diversa perimetrazione, vedi? Ah, faceva quella punta, noi invece non l'abbiamo, siamo andati a dritto. Sì. Ok. Non mi chiede... Allora magari Antonella facci vedere su Google Art dove secondo noi passa il limite pertinenziale, ok? Giusto. Allora, aspettate. Andiamo di qua. Allora. 6, 7, 8, 9. Sì, vabbè. Mi sta discutendo. Sì. Allora, com'è qui? No, non lo so. Non ho detto nulla. Facciamo così. Dipende anche da come si è questo. Manola al microfono. Ah, scusa. Allora, noi siamo andati col perimetro del piano qui, seguendo questa... Aspetta, ritorno indietro. Ecco, non gli abbiamo dato questa curva qui. Vedete? Quindi la differenza è soltanto quell'angolino lì. Questo angolo qui, sì, da quel che vedo nell'osservazione che ha presentato. Vedi come fa? Non tutta, però c'è questa curvetta qua. Ma ha senso? A livello catastale? A livello catastale è questo qui. Vedi il catasto, vedi come fa? Fa così. È molto, bella molto... Punta. Però voglio ricordare alla commissione che noi non seguiamo il catastale, ma come vediamo no, le parti spaziali. Va bene, ma va bene Manola, ma siccome è una punta, volevo capire se era un identificativo uguale oppure diverso. Mi pare diverso, ho capito bene? No, capito male. È uguale? Mi sembra che sia uguale a quello che è qui dentro. Allora, questa è l'adozione, va bene? La punta è fuori, è in un'altra partizione, è nel celeste. Sì, questo l'abbiamo capito, ma... Scusate, io ho capito che la punta l'abbiamo tenuta fuori. Siccome è un ambito piccolissimo, no, la punta, volevo capire a livello di assetto proprietario, catastale, perché si sta parlando di pochissimo, no? Cioè, per non complicarla... Io volevo capire. Ma nulla, non porta nulla, Riccardo, è che magari se li dividi in una particella catastale ti muove qualche problema. Però lui nell'osservazione. Dimmi Michele. Nell'osservazione lui cita solamente la 569, Lui evidentemente dice, no? Allora, guardate l'osservazione. Vedete come fa la 569? Fa questa curva qua e fa questo piccolo. Noi invece gliel'abbiamo tirata a diritto qui. E lui invece voleva tutta la 569. Antonella, ma sto dicendo una cosa diversa. Ho chiesto se la punta. Fa parte dello stesso identificativo catastale. No. Di una porzione che abbiamo già inserito o no? Volevo sapere questo. Sì, è un catastale diverso. Guarda, eccolo qui. Questo è autonomo. Esatto. Ma è autonomo a livello catastale? Questa è la domanda. Sì, è autonomo a livello catastale. Ha un mappale a sé. Ok, basta. Per me è chiaro. Va bene, interventi? C'è da dire una cosa, però sono al telefono. Attacca allora.
Scusate, ma allora, no, volevo capire, allora, è finita la discussione, non fa parte dello stesso della. Riccardo, abbiamo appurato che è un mappale catastale diverso, quella Ok. punta. Va bene, ci sono altri interventi? No, procediamo. Allora, 602 è un'osservazione che riguarda una classificazione di pericolosità. Vedo che c'è scritto nell'istruttoria all'agosta, e qui è chiaro che la classificazione sulla pericolosità ce la deve dire il tecnico che ha lavorato su questo tipo di parte del piano, nel senso che la pericolosità è questione squisitamente tecnica, cioè non è che possiamo stabilire noi se una zona ha pericolosità media o pericolosità elevata. Quindi immagino che l'ufficio aspetti l'esito, Manola. E È così, sì. Poi quindi questa va chiaramente, sospesa. sì, sono sei, mi sembra in totale. Chiaramente, quando arriva, diciamo, la risposta da parte di Allagosta e Pagliara, chiaramente le faremo vedere alla commissione. Va da sé che insomma qui siamo veramente in un campo dove Qui non che i c'è un commissari si... campo, sì. non c'è discrezionalità, no? Nel senso che come Infatti. poi la commissione a dire che qual è il livello di pericolosità, insomma ce lo deve dire il tecnico. Allora poi osservazione Scusa, 608 ma è propedeutica a cosa questa... è propedeutica al fatto, Riccardo, che a seconda del livello di pericolosità c'è un'influenza sulla disciplina edilizia, no? Nel senso che più le aree sono pericolose, più c'è una limitazione dell'attività edilizia, ma sono, come dire, condizioni esterne, no? Alla disciplina urbanistica che noi scriviamo, nel senso che noi diciamo un edificio a seconda della tipologia può fare certe cose. Poi è chiaro che se è in un'area a pericolosità di un certo tipo, quindi con dei problemi esterni all'edificio, allora è un altro paio di maniche. Ok. Osservazione 608. Viene chiesto l'inserimento in cartografia di un nuovo fabbricato residenziale e poi viene chiesto che questo fabbricato venga classificato o nel territorio B o nel nucleo rurale. Allora, per quanto riguarda la prima parte della richiesta, sapete bene ormai che la base cartografica non è modificabile, ma se c'è un edificio si applica la disciplina, diciamo, dell'area in cui è inserito l'edificio. Per quello che invece riguarda la richiesta di modificare la classificazione dell'area in B piuttosto che in RB, l'istruttore è di non accoglimento. Vabbè, come vedete siamo lontani da qualsiasi caratteristica da B o da nucleo rurale. Sì, siamo nel territorio aperto, non c'è nucleo neanche nelle vicinanze da poter estendere. Quindi... Ma io la Nemmeno... voglio vedere, io a parte ancora mi è venuta una persona, non l'ho seguita, ragazzi, scusate. Guarda, Riccardo, la vedi l'immagine che è a video? Sì. Il cittadino chiede di disegnare l'edificio di nuova costruzione e gli rispondiamo non possiamo farlo perché la base cartografica non è modificabile, ma se l'edificio c'è, gli si applica la disciplina dell'area. Poi chiede l'inserimento o in territorio B o in nucleo rurale. E chiaramente non gli si può che dire di no, nel senso che il territorio B lì non c'è e il nucleo rurale neppure. Allora, osservazione 609, il cittadino chiede che un edificio classificato D venga inserito o nel territorio urbanizzato o nel nucleo rurale perché ha natura residenziale sulla base di un titolo concessorio del 1997. L'istruttore di accoglimento, vediamo. Vediamo la modifica. Questa era il D2 e la modifica è questa. Volete andare a vedere l'immobile?
con Google? Sì. Antonella, il D2 cos'era? Mi rilluminate per favore. Il D2 sono le attività produttive, Michela. Invece il cittadino dice è residenziale questo edificio. Noi l'abbiamo inserito in B? Sì, noi l'abbiamo inserito in B. Lui chiede B3. Sì, ora B poi... No, ma lì mi sembra c'era sito B2. Allora, se così fosse, sarebbe parzialmente accolta, nel senso che la differenza fra i tipi di B dipende dalle caratteristiche dell'edificato, no? Cambia poco a livello di disciplina, poco o nulla, però vabbè, questa è una casa a tutti gli effetti, come vedete, non è un'attività produttiva. Antonella, si può tornare sulla planimetria di piano, quella che ci hai fatto vedere prima, per vedere... No, B3 gli abbiamo dato, perché chiedeva lui. B2. Va bene, osservazioni? Punte. Procediamo. Allora, osservazione 612. Sostanzialmente in questo caso si tratta di un cittadino che esprime delle perplessità non in quanto proprietario, ma in quanto, diciamo, parte della nostra comunità circa la previsione di progetto della viabilità esterna su Capezzano, quella insomma di collegamento tra la via italica e le zone più lato mare di Capezzano, dove ci sono anche le scuole, eccetera. Niente, lui esprime qualche perplessità sul fatto che il progetto possa funzionare. L'istruttoria è di non accoglimento, nel senso che l'amministrazione insomma valuta che no, invece la scelta sia opportuna. Chiaramente aggiungo io che poi il progetto dell'opera pubblica è tutto da fare, lo farà se vorrà chi amministrerà, e soltanto un progetto di opera pubblica poi può, no, verificare attentamente i problemi di dettaglio che vanno affrontati a livello progettuale. Interventi? Riccardo? In sostanza lui chiedeva di rimettere in discussione il progetto della nuova strada? Sì, esatto. Lui ha delle perplessità sul fatto che funzioni, ecco. E la risposta è, secondo noi, è una scelta strategica. Aggiungo io, poi chiaramente quando uno fa un progetto di opera pubblica, dopo entra nei dettagli, no, dell'opera, e quindi se vengono fuori dei problemi sei sempre in tempo a fare la variante, ci mancherebbe. Cioè, ecco, vi dico una cosa che è generale dei piani, no? Lo dico, come posso dire, con onestà intellettuale. Quando si fanno le previsioni di opere pubbliche nei piani operativi, è molto difficile, se non hai un progetto definitivo esecutivo, fare una previsione perfetta, no? Voi immaginatevi una situazione nella quale si traccia una linea su una carta cercando, come dire, di stare un po' larghi, no? Per avere margini per la progettazione e di fare quindi una previsione che consenta di realizzare compiutamente un'opera. Poi succede spesso che quando vai a fare la progettazione di dettaglio ci sono cose che magari vanno aggiustate. Chi progetterà questa strada, se dovesse trovare delle difficoltà, potrà fare una variante, insomma. Però a noi sembra importante, no, indicare che mantenere il fatto che insomma questo tipo di tracciato serve. Ecco. Ma me la fate vedere qual è quella strada lì? Cioè, è quella riga arancione che vedi. Ah, questa qui. Che ricordate, no? La scelta che è stata fatta è quella di non fare una vera e propria variante sarzanese,
non essendocene le condizioni, perché quello è territorio urbanizzato, quindi non è che c'è tutta questa libertà di manovra. Si è immaginato di fare un'opera che utilizza, diciamo, tratti della viabilità esistente, no? È chiaro che poi soltanto un progetto più dettagliato potrà restituirci, cioè restituirci, io dico così, ma restituirà a chi amministrerà, diciamo, elementi di valutazione maggiore. Presidente, che faccio? Scusate, ti scorrevo, ma avevo il microfono spento. Allora, se non ci sono altri interventi, direi andare alla 615. Allora, la 615 fa riferimento ad un'area che secondo l'osservante va inserita come pertinenza di un edificio, mentre noi l'abbiamo inserita in fase di adozione. In una previsione di parcheggio pubblico, siamo a Vado. E niente, lui fa un ragionamento sul fatto che poi alla fine il parcheggio pubblico funziona anche privandolo di questa particella. Vediamo. E l'istruttoria, scusate, è di accoglimento. Andiamo a vedere. Sì, certo. L'avete vista, no? Comunque la differenza. Sì, appunto perché ho visto la differenza, per me resta com'era. Vabbè, vediamo lo stato dei luoghi e poi. Ti rimane il passo troppo stretto all'imbocco del parcheggio poi, perché dopo c'entri male. L'area qual è? Qual è l'area, Antonella? Allora, questa dove vedete la, diciamo, la chiusura qui della recinzione, come è sul piano adottato? E noi gliela Ok. portiamo fino a qui. Vi faccio io con la freccettina. Eccolo qui. Ho capito. Vabbè. E quindi lui chiede che venga inserita in area B. In area storica, in area storica. Qui. Qui è Ok. in questa zona qua, eccola qua. Allora, Ma avanti. mi sembra che Graziano abbia centrato il tema. Vorrei che sia che parlasse Jacopo però. Ah, scusate, scusate. No, no, dicevo che sono d'accordo con Graziano. Dicevo, mi sembra che Graziano abbia centrato il tema, nel senso che ora al di là del considerare o meno quell'area parte dell'edificio storico, non lo so. Però ecco, il punto è se poi resta un passaggio sufficientemente funzionale rispetto al parcheggio. Mi sembra questo il tema. Sì, poi c'è anche un altro problema. Questo pezzo qui che vai a prendere è di sua proprietà o è di proprietà di altre 20 persone, come credo sia quel terreno lì? Questo, ma te parli cioè dell'area oggetto di osservazione, Graziano? Affermativo. Cioè, te stai dicendo, se capisco bene, è un comproprietario che fa l'osservazione, non tutti hanno fatto l'osservazione. Esatto, perché qui ci No, c'è sono un terzo, che non è questo un qui. unico proprietario, è un terzo. Sì, Non è un appunto. unico proprietario. Come Appunto, fai questo. a dirlo, Graziano? Perché ci sono passato pochi mesi fa per fare il parcheggio ausiliario, chiamiamolo così, per il cantiere Cercare di fare il parcheggio, cercare. che c'è in via di mezzo a Vado.
E quando è stato aperto questo qui è venuto fuori il finimondo, perché appunto lui ci aveva aperto il cancello e così dice: mettetele pure dentro, c'è problemi, dice. E poi è venuto fuori tutto il resto, che ora non sto a discutere. Però scusate, allora questa cosa che ha detto Graziano e che mi pare confermava anche Riccardo è decisiva. In che senso? Nel senso che se l'osservante non è proprietario dell'area, l'osservante è una donna, come avete visto, lo dico perché si evitino equivoci, no? Nel senso che il tecnico è uomo, l'osservante invece è una donna. Se la signora che ha fatto osservazione non è la proprietaria, la testa si taglia subito al toro, nel Non lo senso che so non se si non è può. proprietaria, Simone. Io ho detto, lui proprietaria Antonella, voleva dire che non è proprietaria, ecco, volevo dire puoi questo, non lo guardare la so. pagina 1 se si dichiara proprietaria? Me Sì, mi sembra di sì a me, Manola, l'ha controllate. detto. Perché No, ma noi, io lo. proprietario. Fate una Quindi verifica diciamo. catastale perché non è così. Però dice porzione, porzione della particella, vedi qui nella Ma sintesi, se è vedi qui. proprietario è se è comproprietario è indiviso. Ah. Punto. Può essere anche in fondo al campo come può essere da un'altra parte, non è detto che sia in quel punto lì. Ora però 250 suggerirei, lo dico ai commissari, però di entrare in ogni caso nel merito, perché il comproprietario la può fare, è un'osservazione, non è che ce l'ha un titolo per fare osservazione. Quindi entriamo nel merito e valutiamo quello che diceva Graziano, che mi sembra il tema Ma principale. che uno può fare osservazioni, sono d'accordo, però ti metto davanti a questo problema che Sì, c'è. ok, ho capito. Allora, quel passo lì, Della quanto resta, Antonella, quanto resta largo quel 386 passo lì? proprietari sono altre due persone, nell'osservante, nel tecnico. Sono altre due persone della 386. Cioè Ora verifico. dell'area che stiamo esaminando, Alberto? Sì, ora verifico anche l'altra, un secondo, ve lo dico in diretta, ma della 386 ho prontezza che non sono loro. Ma la 386? Simone, Simone, lo spazio è sui 7,80 m, quello che rimane tra l'area Ok. gialla, ai due rosso e i due nero. Ok. Ma Che è cioè, a successo? vedere com'è, se è come dice Alberto, se non hanno la proprietà della porzione della 386, no, non potrebbe chiedere quel mappale. Allora, Non ci ma la sono proprio 386? nel 386, Alberto? Sono altri Allora. soggetti. Sì, ora ti faccio vedere, aspetta. No, 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 non fa No, vedere no, no, nulla. no, ce lo fa vedere. No, no, ma non sulla chat. Cioè, non qui, lo faccio vedere. Sulla chat della commissione, dai. Bravo. Si può dire, si può dire, non è che ci mancherebbe. L'ha rubato. Comunque, per le ragioni pratiche, indipendentemente appunto da questa verifica che va fatta sulla legittimità di chi ha presentato di poterlo fare, mi sembra che abbia ragione assolutamente Graziano in relazione alla previsione di quest'opera pubblica. Comunque, in ogni caso. Sì, va anche aggiunto che poi quando si farà, cioè quando chi amministrerà farà il progetto dell'opera pubblica, cioè nulla vieta di comunque no, disegnare un progetto che magari consenta no, di mantenere una certa distanza da quel fabbricato lì. Ecco. Non è mica detto che se uno inserisce l'area tutta nella previsione di parcheggio, poi la devi utilizzare necessariamente tutta. Quando vai a fare il progetto, puoi avere
perché credo, no, che la preoccupazione dell'osservante sia, si può tornare nell'adottato, Antonella, un attimo. Io voglio capire una cosa, se è vero quello che è scritto qui da Alberto. Un attimo, Riccardo, volevo vedere l'adottato un attimo, poi. Aspetta, perché non mi si attiva, non so come mai non mi ci va sull'adottato. Non me lo. Aspetta, eh. Io lo riprendo di qua perché vado di qua. Credo, no, che la preoccupazione dell'osservante sia un progetto di opera pubblica che è proprio a ridosso della sua proprietà, no? Però questo poi uno ne può anche tener conto in sede progettuale, insomma, nelle caratteristiche dell'opera, no? Schermature, cose di questo tipo. Simone, all'interno dell'area gialla lassù c'è un'abitazione? Cos'è quel rettangolino crocettato? No, non credo sia piccolo, è un manufattino. È stato inserito nel parcheggio, ma no. La proporzione con le abitazioni quanto è piccolo. Aspetta. È inserito nel parcheggio, dicevo, anche quello. Antonella, non ti si sente, non c'hai il microfono. E ho detto, o chiedevo alla Michela, è questo che c'ho il mouse sopra io? Sì. Sì, sì, sì. Qui abbiamo accolto l'osservazione di due cittadini che stanno qui, gli abbiamo ampliato la resede perché questo è il suo giardino. Ah, ecco, perché lo vedevo giallo, pensavo fosse all'interno degli due. Scusate, perché ho aperto un'altra cartografia dove non c'è l'osservazione, mi si è piantato il programma. Ok. Vabbè, allora, mi pare di capire che c'è un'incertezza sulla proprietà, nel senso che l'osservante dichiara di essere proprietario, ma questo non risulterebbe. Io non so se magari c'è qualche elemento di contenzioso, boh, non lo sappiamo. Diciamo, c'è un'incertezza sulla proprietà. Dopodiché, nel merito, c'è una perplessità sollevata da Graziano, che mi sembra condivisa dalla Commissione, circa il rischio che, modificando ora la previsione di parcheggio, poi il parcheggio possa non essere funzionale rispetto ad un accesso, diciamo, da una parte all'altra del parcheggio di soli 7 metri. E quindi nulla vieta in fase, no, poi progettuale, di fare tutti gli approfondimenti del caso e trovare il giusto equilibrio fra un parcheggio che funzioni, no, e magari la necessità di salvaguardare sotto il profilo paesaggistico e ambientale le abitazioni che ci stanno intorno. Quindi, lo so, l'assessore ha provato a fare sintesi. E vi pare corretta come sintesi? Sì, sì, ma io chiedevo se è atto notorio l'osservazione quando uno. No, non è atto notorio. Okay. Però devo dire che noi, se una persona dice proprietario, non abbiamo motivo di dubitarne. Voglio dire, non è che andiamo a fare le verifiche per vedere se è veramente proprietario, eh? No, tra l'altro. Aggiungo io, senza fare nomi che non si possono fare, ma insomma il tecnico è tutt'altro che uno sprovveduto, no? Per cui, boh, non lo so se qui c'è un elemento di... Cioè, non vorrei ci fosse qualche elemento di contenzioso, no? Che non conosciamo. Quindi io non lo so, ecco, non me la sentirei di dire... Se posso dare un suggerimento, che non è proprietario e che l'osservazione è inammissibile, no? Se poi viene per fuori per qualche motivo che invece lo è, ci becchiamo ricorso al TAR e arrivederci, no? Fra virgolette, mi sembra meglio dire, al di là dell'assetto proprietario, no? Che non appare del tutto chiaro, sembra inopportuno in questa fase restringere la previsione dell'opera pubblica, no? Rispetto alla necessità di assicurare
no, in fase progettuale la massima possibilità di individuazione delle scelte migliori. Ecco, mi sembra, eh? E forse da questo punto di vista, non lo so, lo domando a Manola, anche alla luce di questa incertezza che è venuta fuori, non Sì, so, ci certo. potrebbe essere una rivalutazione dell'istruttoria. Che dici, Manola? Sì, proprio così. Confermo. Va bene, ci sono altre indicazioni. Io, per quanto mi riguarda, va bene la proposta, cioè va bene quello che avevamo fatto in serie di adozione, quindi attestandoci col margine lì. Poi, come per ogni previsione di opera pubblica parcheggio, mi ricordo che è stato così anche per alcune schede norma del resto, no? Su Camaiore, i margini di quelle attrezzature lì è chiaro che hanno modo poi progettualmente di essere trattati in modo tale da non avere, per parafrasare, le macchine in casa, insomma. Quindi bisogna aspettare che l'ufficio ci faccia sapere se cambia istruttoria per il discorso della votazione, No, no? Michela, c'è un gruppo di osservazioni per le quali voi avete chiesto un approfondimento e così via, Sì. no? E queste le vedremo ora dopo, casomai ci mettiamo d'accordo e ci aggiungerò anche questa qui, insomma. Tu, La quando metto tu vieni... sospesa allora io. Sì, io ho messo sospesa. Ma io voglio capire una cosa. Sospesa per quale motivo? Cioè, per il fatto No, no, che... ma Perché c'è da fare la... c'è un fraintendimento, sospesa dal punto di vista della Manola che deve rifare l'istruttoria e riproporcela, ma mi sembra che l'opinione della Commissione sia unanime e chiara, eh? Sì, appunto, c'è un problema formale sull'osservazione che va risolto, ce ne darà conto l'ufficio, ma insomma, mi pare che la posizione nostra appunto non dipenda da questo, è chiaro che non dipende da questo. Io volevo chiedere una cosa che in questo aspetto qui, cioè la Manola ha detto giustamente, noi non andiamo a verificare se è il proprietario o meno, no, del terreno oggetto dell'osservazione. Cioè, cambia qualcosa se è proprietario o meno, cioè, o è il fatto di vedercelo o no? Cioè, perché allora, se non si verifica questa cosa... Cioè, tanta gente che magari accanto a casa c'è un terreno accanto che è oggetto, fa un'osservazione perché magari un giorno la vuole comprare, se noi non lo verifichiamo e cambia il parere in funzione se è di proprietà o meno, ecco la mia domanda. O il parere dovrebbe essere fatto su delle previsioni. Oh no, bisogna che ci sia la proprietà quando te fai un'osservazione sul terreno privato, perché altrimenti il proprietario dell'area ti potrebbe dire: ma scusa, ma hai cambiato la previsione senza interpellarmi? Almeno quando si tratta di previsioni, come posso dire, che hanno caratteristiche legate proprio, no, agli interessi specifici, nel senso che uno può anche, ti faccio un esempio, Riccardo, uno può anche proporre, no, di fare, che ne so, un parcheggio pubblico in una frazione del comune in un'area di proprietà di un terzo. Questo sì che è ammissibile, no? Perché ci può essere, no, una domanda di natura collettiva. In quel caso te valuti la cosa come una manifestazione di interesse, inserisci la previsione se la ritieni giusta nel piano, nel momento in cui l'adotti, e poi gli dici al proprietario: oh, abbiamo messo questo tipo di previsione, facci eventualmente osservazioni. Qui però è un po' diverso, nel senso che qui invece c'è la previsione del parcheggio e un soggetto, boh, forse terzo, ci dice: no, ma io il parcheggio in quell'area lì non ce lo voglio. E non essendo il proprietario, questo chiaramente può creare dei problemi, no? Se non lo Appunto, fosse. dicevo in quel senso lì, io volevo capire questa cosa qui. Sì, tra l'altro, sì. nel modello delle osservazioni, quello che è stato presentato ai cittadini per poterle fare, chiedeva di specificare il titolo con cui si faceva, no, l'osservazione, rispetto anche alla natura dell'osservazione stessa, doveva andare se eri proprietario, se eri un privato cittadino che faceva un certo tipo di osservazione, via via. Cioè, per essere precisi, Dicevo che lì. Vai, Simone, che se ne è avvocato la finisco. Jacopo dice che nel modello delle osservazioni,
la prima pagina del modellino che si usa per fare le osservazioni, te devi indicare a che titolo fai l'osservazione, no? A che titolo fai l'osservazione? Poi, vediamo se mi spiego bene, non è che un cittadino terzo un'osservazione non la può fare, ma se la fai sulla proprietà di un altro, devi riadottare, no, il piano, perché il proprietario lo devi sempre mettere in condizione di osservare, no? Quindi, ha voglia un cittadino terzo di dire io in quell'area lì ci vorrei un parcheggio, oppure ci vorrei un giardino pubblico, oppure ci vorrei costruire la caserma dei carabinieri, faccio per dire, no? Però se io sono il proprietario ho diritto di poter fare osservazione, no? E questo è il motivo per cui, siccome siamo in una fase che non è più Appunto. quella dell'adozione, ma è quella dell'approvazione del piano, il titolo giuridico ha un peso perché noi l'abbiamo già adottato il piano. E quindi adesso il titolo giuridico è importante. Ok? Quindi se viene appurato che non è la proprietà, non è ammissibile l'osservazione. Facciamo un'ipotesi. Supponiamo che noi non ci eravamo accorti che ci poteva essere un problema sulla proprietà e supponiamo che avessimo, come peraltro era nella proposta, no, originaria, accolto l'osservazione. Non succede niente, Riccardo, però cosa accade? Accade che se il proprietario dice: ma scusa, ma te hai cambiato la destinazione del luogo senza nemmeno interpellarmi, no? Ha ragione, ok? Quindi no, non è che è, come posso dire, che è vietato in sé. Le osservazioni sono contributi collaborativi, no? Per cui uno ne tiene conto ai fini della formazione del piano, ma è chiaro che se te accogli un'osservazione su un'area di un terzo, senza averlo messo in condizione di osservare, siccome non lo sai se c'è il consenso, no, del proprietario, se non è lui a fare l'osservazione, quel soggetto ti può dire: scusa, ma hai fatto una previsione senza darmi la possibilità di fare osservazioni, ok? E quindi in questa fase è fondamentale la ricognizione del titolo. Ma guarda, Ma Riccardo, per che quello che io ho detto prima, per come l'ufficio non deve accertarsi se uno è proprietario o meno, perché allora accoglie delle osservazioni senza sapere se l'osservante è proprietario o meno di un titolo su quel No, no, bene. ma lo dichiara l'osservante, lo dichiara l'osservante. Ho capito, ma in questo caso viene fuori, sulla base di quello che ha detto Graziano e che ha confermato Alberto, che sembra che l'osservante non sia proprietario. Quindi era sfuggita Sì, questa aspetto qui. Dico io, sembra, sì, sembra, no, sembra, eh. no, sembra, anch'io dico sembra, non lo so, è un punto di domanda. Se così fosse, se non si verifica se chi fa l'osservazione è il proprietario del terreno su cui viene fatta l'osservazione, se non si è verificato fino ad ora, nasce un problema, no? Se noi Sì, accogliamo però quell'osservazione e il proprietario non è in grado. è un tema delicato perché poi è vero che allora il catasto non è probatorio, la conservatoria dei registri immobiliari sì, nel senso che come sapete gli atti vanno trascritti, no? Gli atti di compravendita, eccetera. Però vi faccio un esempio, se c'è un problema di usucapione, cioè se io dico c'è mio perché possiedo da 30 anni quell'area, e l'usucapione, per esempio, viene fuori solo nel momento in cui c'è una causa, e nonostante, per esempio, la legge preveda che se te hai posseduto per 20 anni ininterrottamente un'area con l'animus, si dice, possidendi, tu comunque proprietario lo sei, ok? Quindi per dire che 99 su 100, quello che risulta alla conservatoria dei registri immobiliari, è poi quello che è, no? Però ci possono essere anche situazioni, anche, no, di contenzioso, di conflitto, che possono generare delle incertezze, no? E vi dico, è strano perché questo tecnico che ha fatto l'osservazione non è uno sprovveduto. Ora, ripeto, non possiamo fare il nome per ragioni di privacy, ma insomma, è una persona molto avveduta perché ha un'esperienza anche di pubbliche amministrazioni, quindi mi sembra strano che non abbia valutato questo aspetto. Cioè, non vorrei che l'osservante magari non è proprietaria, ma c'ha qualche altro titolo. Boh, non lo so. Dico, Riccardo, che se si fa un controllo a campione, io sono convinto che viene fuori che tutti gli osservanti hanno dichiarato di essere proprietari e lo sono. Capito che ti voglio dire? Cioè, la cosa è così No, seria. scusa, no, scusa.
Sì, la cosa è così seria che, insomma. Ok. Però ecco, qui c'è anche un elemento di merito che mi pare poi alla fine. No, Io nel merito. dico una cosa anch'io, la penso come Riccardo comunque, nel senso che alla luce di quello che è venuto fuori ora, bisognava, se è così grave la faccenda, perché mi sembra che lo sia comunque sia, perché poi non mette il proprietario in condizione di osservare se con un cambio di decisioni sul suo terreno, che effettivamente l'ufficio in qualche modo doveva verificare la proprietà dei terreni, degli osservanti. Ragazzi, ma parliamoci chiaro, a parte non è così nel senso che il compito dell'ufficio è istruire l'osservazione nel merito, ma se viene fuori che un cittadino, no, lo dico per tranquillizzare tutti, no? Se viene fuori che un cittadino ha fatto un'osservazione su un'area non sua, no? Noi gliel'abbiamo accolta, ok? E arriva il proprietario e dice, signori, il proprietario ero io e avete accolto un'osservazione senza, no, interpellarmi. Guardate, il comune c'ha da andare di corsa in consiglio comunale e in autotutela corregge l'errore. Ok? Quindi, cioè, voglio anche dire che succedesse una cosa del genere, abbiamo anche gli strumenti per rimediare. Ci mancherebbe altro. Se un cittadino, se un cittadino proprietario di un'area si trova dopo l'adozione, no? Un'approvazione diversa senza essere stato consultato, guardate, la cosa è così grave che come c'è. Nel momento in cui ci se ne dovesse accorgere, si corre subito ai ripari, perché sarebbe un'illegittimità, ok? Quindi Ecco, allora esistono va anche bene, gli se strumenti. c'è questa possibilità, tutto a posto allora. Ci mancherebbe. Manola, te correggi, integra, insomma. Sì, Quello non fa l'intervento. Roggiano. Ok. Prego, procediamo a questo punto. Aspettiamo quindi questo chiarimento, insomma, questa verifica. Nel merito mi pare che comunque ci siamo espressi. Allora, osservazione 629. Allora, la prima è una richiesta normativa, la seconda è una richiesta cartografica di inserimento di un percorso ciclabile e l'ufficio risponde che è già previsto, quindi diciamo formalmente non è accolta perché non implica modifiche cartografiche, ma la possibilità della pista ciclabile indicata dal cittadino è prevista. Andiamo a vedere lo stato dei luoghi. Cioè lo stato dei luoghi, scusate, la cartografia. Antonella, puoi farci vedere nella cartografia il tratto che il cittadino indicava per la pista ciclabile, in modo da, perché è l'unica No. parte cartografica. Sì, no, ma infatti ho anche aperto l'osservazione perché non capivo bene, perché io mi dice qui, però parla tutto il tratto della via che va Sì, da Porto Giulini lui parla di pista ciclabile in via Carraia, via Paduletto verso Ferrovie Ospedale. e questa è la cartografia che lui allega, vedi? Non dice altro. Sì, ma noi gli abbiamo risposto che sul piano la possibilità di realizzare la pista ciclabile è salvaguardata e la pista ciclabile indicata nell'osservazione è già indicata dal PIO, gli abbiamo risposto. E quindi volevo far vedere alla commissione qual è la simbologia grafica che usiamo per i percorsi ciclabili. Magari facciamo uno zoom, si vede meglio forse. Vedete? Quei puntini verdi indicano
indicano i percorsi ciclopedonali, ok? Cioè non è che gli stiamo dicendo di no alla possibilità di un percorso ciclabile, gli stiamo dicendo che è già indicato, ok? Non dovrebbe essere parzialmente accolta allora, Simone? E allora, sotto il profilo formale non accolta perché non modifichi nulla, sotto il profilo sostanziale è accolta. Qui c'è sempre un dibattito, Michela, su quale sia la cosa più giusta. Come ritiene l'ufficio? Ma no, la dice la Michela, visto che sostanzialmente è accolta la richiesta del cittadino, quella cartografica, si potrebbe mettere parzialmente accolta? Come vuoi, come ritieni, questo è un aspetto squisitamente formale, non è che non cambia niente nella sostanza. Ok, ho notato. Allora, va avanti, presidente. 631. Allora, si chiede che un terreno che è confinante con un'abitazione di proprietà venga inserito in zona B2 e l'istruttore di non accoglimento. Ma perché noi gliel'abbiamo modificato? No, lui chiede di inserire un terreno in zona B2. Ma no! No, l'ho letta male? È il 631, mi sembra diversa l'osservazione, l'istruttore, la sintesi. Non so, provo un po' a rileggerla. La rileggo. Il terreno oggetto di osservazione confinante con l'abitazione di proprietà è in un contesto agricolo. Lato Massa, Pisa e Lato Monti fino al corso d'acqua adiacente in via Macchia Montegiorini. È accessibile non da strada comunale, ma solo da un campo incolto posto al termine di passo privato. La zona non ha sistema fognario, acque bianche e nere ed è soggetta a cospicui allagamenti. Il cambio da agricola a B2 con incremento di superficie edificata andrebbe ad aggravare a Regione Tecnica il rischio idrogeologico e a ostacolare ulteriormente il già precario drenaggio delle acque piovane che defluiscono nel suddetto corso d'acqua. Quindi, per evitare pericoli e disagi per la collettività della zona, chiede che non venga modificata la destinazione agricola del terreno in questione. Sì, avevo completamente frainteso, anche perché è difficile trovare osservazioni così. No, questo signore ve lo spiego. Questo signore, questa è la sua osservazione. Vedi come perimetra, cioè, noi abbiamo intuito che non vuole che questo terreno sia B2, ma agricolo, capito? Perché ha paura magari che ci Ma intervengano, perché perché non non è accolta? suo il terreno, perché non è suo il terreno, Riccardo. Ah, non è suo, non è suo. Ah, fine della Scusa, trasmissione. Abbiamo fatto le misure, no, al momento e... vedi che ora l'hai fatta la misura? Vedi No, ma che... perché siccome... Allora ti spiego, non è che l'ho Oh, ma... fatta. Abbiamo verificato il perché chiedeva questo discorso qui del B2, capito? Elevarlo e metterlo agricolo. Che poi agricolo non lo puoi neanche mettere perché c'è dentro per il territorio urbanizzato. No, per l'amor di Dio, ma vabbè. Fate Cioè, vedere bene. mettere un agricolo qui dentro, è dentro il territorio urbanizzato, capito? Io ho capito, ho capito. Vabbè, ma se non è suo, l'abbiamo spiegato prima il perché non è valutabile positivamente, a prescindere, dico, no? Vedi, ma mettiamo che vedi, in questo caso qui abbiamo guardato o meno, perché all'inizio anche a me ha dato l'impressione di doverla accogliere, no? Te poi mi dici, Sì. non è... Eh? Sì, Riccardo, no, hai ragione. Ci sta anche che lui non si fosse dichiarato proprietario, eh. Possiamo andare a vedere l'osservazione per curiosità? Sì. No, nel senso che, capito, Sì, che vuol vediamo una dire? parte qui. No, che quindi magari l'ufficio non è che l'ha verificato, ha preso atto che... Non si è dichiarato proprietario.
Vedi che scrive in cima: l'abitazione di mia proprietà confina con il terreno indicato, Non l'abbiamo cioè letto di capire. è Non ho di lì che capito. si capisce che... Vedi che c'è scritto all'inizio, Riccardo, c'è scritto: l'abitazione di mia proprietà confina con il terreno indicato, cioè l'Antonella dice, noi di lì si è capito che voleva distinguere tra l'abitazione e il terreno, Esatto. capito? Ma me la fai vedere all'inizio, se c'è, perché come diceva Jacopo, all'inizio lo devi dichiarare, non Sì, nella prima. vediamolo per curiosità, vediamolo, dai, come si era qualificato. Proprietario, in qualità di proprietario, vedi? E quindi, vabbè, aveva detto, dopo dal testo si capisce che non è proprietà. Certo, però vedi, ho capito. Ce ne possono essere anche altre, dice Riccardo. Non c'è quella No, lì. no, però. Non c'è Però quella lì. va bene, via, ho capito. l'ufficio Non stava c'è. dicendo, guardate, poi leggendo il testo dell'osservazione l'ha spiegato, cioè lui No, intende dire proprietario, capito. lui intende dire proprietario dell'abitazione, no? Capito? Dice l'abitazione di mia proprietà confina con il terreno indicato, cioè la fa come proprietario dell'abitazione, avete capito? Su un terreno, la fa su un terreno che non è suo, quindi non lo doveva dire. Ci faccio l'osservazione perché ho una proprietà che confina con un terreno, perché te fai un'osservazione su un terreno che non sei proprietario. Sì, Vabbè, però la cosa ok, che voglio ce ne dire, siamo accorti da Riccardo, benissimo. se ce ne siamo accorti, se ne sono accorti, cioè l'ufficio se ne è accorto dalla prima frase, no? Questo volevo dire. Certo, è giusto. Ok. Osservazione 632. Qui si chiede che un'area sia inserita come resede di un edificio, l'istruttore di accoglimento. Andiamo a vedere. Qui io mi L'edificio sono distratto. è sotto l'RB? Sì. Ci puoi, scusa Antonella, far rivedere, io mi sono distratto, ecco, ok? Questo è l'adottato e questa è la proposta dell'ufficio. Direi che bisogna capire, no, se quell'area è resede. Io ho dei dubbi, eh. Più che altro si vede maluccio. Aspetta, vado da un'altra parte. Aspetta, vado sull'altro Google perché forse perché questo qui è un po' vecchiotto. Aspetta, se vado, lo vado a vedere da un'altra parte. No, nel Vado. senso che forse fino a dove iniziano gli alberi potrebbe essere anche resede, forse dagli alberi in poi non più, non lo so, eh. Aspetta, dove siamo qui? Siamo dalle parti di. Ok. A Borgo Vecchio. Sì, infatti non capivo l'inquadramento. Ok. Dovremmo essere qui. Allora, forse questo. Aspetta. Sì, sembra quello. Questo edificio qua, vero? Diciamo che noi gliel'avevamo messa qui come resede e lui con l'osservazione ci dice allargatemela un pochino di più, includendomi questi. Aspetta, dove A me mi siamo? convince poco questo, eh. Eccolo qui, vai, risuono qua.
Allora, questa linea qui è questo, è qui, via. Sì, no, quello si è capito. Dove l'abbiamo portata la linea? L'abbiamo portata, aspetta, eh. Abbiamo inserito questi annessi qui. Io mi sono fatto un'idea, vediamo se siete d'accordo. Possiamo tornare su Google Art? Sì. All'inizio sono annessi della casa, Antonella, sono annessi murati, che roba è? Aspetta, guardiamo se nell'osservazione dice qualcosa, eh. Aspetta, guardiamo nell'osservazione così ci leviamo i dubbi, se non c'è altro qui nell'osservazione. Comunque, secondo me il criterio è quello che ha detto la Michela, nel senso che se sono pertinenze della casa, fino agli annessi ci si può arrivare, oltre no. Però allora, bisogna che sia pertinenza della casa. Ma lì degli annessi non ce n'è, cioè, almeno se è quel posto che conosco io, ora forse Graziano lo conosce anche meglio di me. Allora qui diciamo mi sembra di capire che la RB gli arriva qui, giusto? Sì, giusto, gli arriva qua in questa foto e noi gli abbiamo ampliato su queste qui, mi sembra di capire. In però non ce l'hai, allora no, non ce ne sono lì. Grazie, te lo conosco. Onestamente ho delle perplessità anch'io. Ora dargli un pochino di margine dalla casa, per amor di Dio, se li siamo passati proprio a filo va bene, ma ho 4 metri glielo puoi anche dare, ma li puoi dare 18 metri, ragazzi. No, sono d'accordo, sono d'accordo. No, se gli annessi no, se non ci sono. Aspetta. Se gli annessi non ci sono, sono d'accordo. Allora ditemi voi dov'è che secondo voi vi sembra di dover ampliarli. Qui. Siamo alla curva di livello. Qui, ok. Dove metto il segnale, il mouse io? Sì. Alla prima, quindi. Sì, la prima sulla prima curva di livello, magari tirando dritto, cioè una li va addosso alla casa. Sì. Va bene, che dite? Ah, giusto. Va bene. Allora vi dico che abbiamo finito le osservazioni. Siamo stati bravi. Visto? Sì, abbiamo visto che avevo chiesto l'anticipo e ho fatto bene perché a questo punto. Ma Jacopo, devo interrompere la registrazione? Abbiamo finito? Io direi un attimo di sì, così ci organizziamo. Sì. Va bene, allora chiudiamo la.